siamo dei folli giocatori di Pokémon Go. Mi sento come quando avevo 6 anni, uscì Pokémon Blu e mi regalarono Pokémon Blu sul Game Boy Advance per il compleanno. Io gioco a Pokémon da 20 anni. Si gioca a tutte le età, anche se io sono giovanissimo. Per la prima volta in Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee si potrà giocare in multiplayer locale, quindi l'avventura non sarà più solo in single player, ma sarà un'esperienza condivisibile, quindi due giocatori potranno viaggiare all'interno della regione di Kanto, catturare e collezionare i Pokémon, lanciare le Pokéball e quindi condividere una grande esperienza insieme. Io sono sul classico Pikachu. Penso Pikachu, ci sono particolarmente affezionato. Io ho scelto Pikachu, sono fedele a Pikachu, anche se adesso la nuova star diventerà Eevee purtroppo, ma rimango fedele al passato. In pratica sono venuto come cosplay di Morpheus, però al posto delle pillole rosse e delle pillole blu c'ho Pikachu e Eevee. Sarà un gioco innovativo perché sarà il primo gioco della serie principale ad avere un collegamento con Pokémon Go. Sarà compatibile e i Pokémon collezionati in Pokémon Go saranno trasferibili in Pokémon Let's Go e viceversa. Questa compatibilità darà una grande opportunità di gioco e di nuove interazioni tra la console Nintendo Switch e il mobile, quindi l'app di Pokémon Go. Tanto che aspettiamo intanto un gioco con una grafica migliorata, un gioco di Pokémon per Switch. Comunque essendo su Nintendo Switch e vedendo tutti i nuovi trailer e i video, non vedo l'ora che esca perché ci saranno comunque tantissime novità. Ritorna alle origini, nel senso che è un po' un back to basic, quindi si torna nella regione di Kanto, si torna a esplorare il mondo che è nato con Pokémon Giallo, e si riscoprono quelli che sono gli albori della serie di Pokémon, ma allo stesso tempo ci saranno tante novità da scoprire. Praticamente si rifà a Pokémon Giallo, che è stato uno dei primi giochi usciti per Game Boy Advance all'epoca. È un po' un modo per riavvicinare sia i vecchi giocatori che i nuovi giocatori, visto che riprende quasi completamente il Pokémon Giallo, il primo gioco, uno dei primi giochi usciti per il brand. Un ritorno al passato, c'è Kanto, speriamo. Insomma, preferivo qualcosa di nuovo, però. Non mi fa impazzire l'idea che ancora una volta prima stagione, però siamo qui per vederlo. E anche se ci avranno già giocato quello vecchio, non me ne frega niente, provatelo e basta. Un altro aspetto di novità è il gameplay. La Pokéball Plus è un controller a tutti gli effetti con cui si potrà effettuare la cattura dei Pokémon in Pokémon Let's Go Pikachu, cioè Pokémon Let's Go Eevee, lanciando una Pokéball come se fosse davvero una vera Pokéball.